Molto spesso mi fanno una domanda sui miei investimenti, mi chiedono perché investo di più sul mercato cripto rispetto ai mercati tradizionali. Quali sono le motivazioni che mi hanno spinto a spostare il mio focus ormai qualche anno fa dai mercati azionari classici ai mercati delle criptovalute? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Voglio spiegarvi le mie motivazioni che risalgono a qualche anno fa e il perché ho deciso di investire di più e in una buona parte dei miei averi sui mercati delle criptovalute, seguendo 5 punti che sono stati importanti per me e che mi hanno anche dato molta chiarezza relativamente a qual era la strada giusta da seguire per crescere velocemente con il mio portafoglio investimenti. Ho preparato per voi quindi questi 5 punti, analizzandoli e mettendo a confronto mercato azionario con i mercati delle criptovalute. Darò un punteggio per ognuno di questi 5 punti, ma alla fine ci sarà un super grafico nuovissimo e che sono sicuro lascerò molti a bocca aperta. Ma iniziamo subito, pronti? Via! Le differenze fra i mercati azionari classici e i mercati delle criptovalute si sono sempre di più affievolite, quindi c'è stata una convergenza dei mercati col passare del tempo. Qualche anno fa erano essenzialmente molto diversi e la variabile che aveva veramente un grande impatto era la semplicità. Tantissimi anni fa, infatti, per accedere e comprare Bitcoin, i processi erano sempre macchinosi, erano sempre molto complessi. E io i miei primi Bitcoin, vi dico francamente, li ho ottenuti attraverso l'attività di mining, quindi si può dire che in effetti non li ho neanche comprati. Sembra un'attività obsoleta, in realtà ancora esiste questa cosa, ovviamente, perché la blockchain si basa sul mining, però tutti quei processi, ragazzi, erano estremamente complessi. Sia l'accesso agli exchange non era così semplice, sia il processo di mining era ancora molto più complesso. Verso la fine del 2016 è stato molto più semplice entrare in questo mercato. Gli exchange erano più maturi, le piattaforme iniziavano ad essere un pochettino più sicure perché negli anni precedenti avevamo assistito a una serie di hack abbastanza importanti e sicuramente poi l'anno 2017 è stato l'anno del boom di Bitcoin, della bolla che ha aperto un po' alla mainstream questo nuovo asset digitale. Se dovessi dare a oggi un voto alla semplicità di accesso tra mercati azionari e mercati delle criptovalute, ovviamente vincerebbero in ogni caso i mercati azionari, perché sì, i mercati azionari hanno una storia molto più lunga, hanno le spalle belle forti, belle coperte, perciò accedere e comprare uno strumento azionario è veramente semplicissimo. Lo potete fare anche dalla posta, perché ho detto posta sul canale. Diamo quindi un punteggio a questo primo punto e io direi di dare un bell'8 ai mercati azionari e un 6 anche spinto ai mercati delle criptovalute. Semplicità di utilizzo vince mercato azionario. Secondo punto, la sicurezza. La sicurezza è un altro elemento su cui valutare la scelta degli strumenti su cui investire. E in questo, ragazzi, il mercato azionario è veramente molto più avanti rispetto ai mercati delle criptovalute. Ho scelto in ogni caso di entrare nei mercati delle criptovalute perché la variabile della sicurezza è sempre legata al tempo di esistenza di uno strumento, di un asset finanziario. Ancora ci sono una serie di problemi, soprattutto per alcuni exchange che magari sono più piccoli nella scrittura di alcuni codici, peggio ancora nei servizi evoluti come la DeFi o il SeFi. Però questo è un normale processo che bisogna anche accettare di questi tipi di mercati, anche una controparte che è quella del rendimento atteso, che ovviamente è completamente diverso, e su questo ne parleremo tra un po'. Ad oggi, dovessi dare un punteggio, mercato azionario, mercato cripto, vince comunque per la sicurezza il mercato azionario, e darei un bel 9 al mercato azionario e un 5,5 al mercato cripto. Terzo punto, i costi. I costi sono un elemento fondamentale che dovete valutare quando decidete uno strumento su cui investire il vostro denaro. I mercati old sono navigati, ragazzi, ma è anche vero che sono sempre stati costosi e continuano a esserlo. Anzi, vi dirò di più: qualche annetto fa forse costavano anche di meno. Molto spesso si nascondono delle commissioni, gli spread, fra le azioni sono molto importanti, commissioni di acquisto, commissioni di gestione. Gli ETF hanno ridotto moltissimo questo
questo problema, ma i fondi sono gravati da enormi commissioni di gestione, mancanza totale di trasparenza in alcune situazioni. Quindi è vero che i mercati gold sono più maturi, ma anche più macchinosi. I mercati delle criptovalute hanno costi essenzialmente molto bassi, ragazzi, perché l'unico costo che c'è è l'acquisto, quindi il trade iniziale per comprare Bitcoin, facciamo l'esempio. Ma una volta comprato, in sostanza i costi non ci sono più, perché intanto non dovete pagare la tenuta conto, le famose tasse di tenuta conto, almeno al momento. Poi non dovete pagare una commissione di gestione, come si fa per esempio anche sugli ETF, che per quanto sia piccola comunque c'è. Non dovete pagare neanche il wallet, quindi non c'è una struttura, uno strumento bancario, una banca che vi chiede il famoso la commissioncina, le 3 euro al mese. Una volta che lo avete comprato, rimane nel vostro wallet. Potete anche toglierlo da quello degli exchange e metterlo su un wallet privato di cui detenete le chiavi, è vostro e stop. Direi che comunque sul punto dei costi siamo a pari merito, ragazzi, quindi direi che può dare un buon 7 ai mercati azionari in termini di costi e un buon 7 ai mercati criptovalute. E arriviamo alla parte più importante, quelle che sono le due variabili che poi mi hanno spinto a spostare la mia decisione di investimento sempre di più ai mercati cripto rispetto ai mercati hold, e sono la variabile dell'innovazione tecnologica e del rendimento. Partiamo dalla primo elemento, l'innovazione tecnologica. È anche vero che i mercati azionari non si possono definire atecnologici, cioè non sono mercati dove non esiste l'innovazione, anzi c'è sempre, ragazzi, perché vengono create nuove aziende, si creano nuovi mercati. I mercati azionari sono più collegati alla nostra vita reale. Alla fine, in sostanza, non c'è una grossa differenza fra mercati cripto e mercati azionari classici, perché, ragazzi, prima o poi avverrà una convergenza. Ma al momento in cui io ho deciso di fare l'investimento, questa convergenza era veramente molto lontana. C'è però da dire che, essendo io un patito di tecnologia, non potevo sfuggire da quella che era questa grande innovazione, che erano i mercati cripto. Perché? Perché era come creare un mercato da zero. Non è la stessa cosa di aspettare che qualcuno crei un'azienda, che ci sia la quotazione in borsa, che poi si vada a guardare i bilanci. Nel mercato delle criptovalute veramente avevamo il polso, e lo abbiamo ancora, su ogni innovazione che spunta con un classico white paper, e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da toccare. Dal punto di vista di innovazione, credo che i settori cripto battano veramente quelli old. Innovazione mercato azionario un buon 7, innovazione mercato cripto un 9,5. Per l'ultimo punto, il rendimento, ragazzi, vi ho promesso il grafico che non avevo mai mostrato sul canale. Adesso andiamo a vederlo. Quando ho deciso di aumentare la mia esposizione sui mercati delle criptovalute, il rendimento l'ha fatta da padrone insieme alla variabile della tecnologia, perché il rendimento potenziale, ragazzi, dei mercati delle cripto era veramente molto molto alto. È vero che spesso si fa un bilanciamento fra rischio e rendimento, dove c'è magari più rendimento c'è anche più rischio. Questa cosa è vera più o meno, non del tutto, ragazzi, si dovrebbero fare veramente tanti video su questo argomento. Però secondo me, ragazzi, il rischio non era così rilevante rispetto ai rendimenti possibili. Ma poi cosa ho fatto, ragazzi? Come analista quantitativo sono andato chiaramente a guardarmi anche i grafici, e vi faccio vedere quale grafico ho guardato, che mi ha dato una risposta in maniera palese e chiara di quella che era il rapporto fra i mercati azionari e le potenzialità dei mercati cripto. Spostiamoci sui grafici, non lo dicevo da un po'. Ed eccoci davanti a un grafico che non avete probabilmente mai visto. Questo è il grafico, ragazzi, del rapporto fra Standard & Poor's 500 e Bitcoin. È ottenuto dividendo la quotazione dello Standard & Poor's 500 diviso la quotazione di Bitcoin. Ma come si fa a ottenere questo strumento? Basta andare su TradingView, ragazzi, qui scrivete S&P 500 nella ricerca dello strumento. Io nello specifico ho utilizzato US 500, che è il CFD dell'S&P 500. Dopodiché, ragazzi, inserite uno slash qui e mettete il secondo strumento, in questo caso Bitstamp BTC USD. Quale indicazione ci dà, ragazzi? Ci dà i rapporti di forza fra il mercato azionario e i mercati delle criptovalute, in questo caso Bitcoin. Avendo un grafico con S&P 500 palesemente ribassista contro Bitcoin, ragazzi, guardate che trend ribassista, questo ci dà un'indicazione molto molto evidente che investire nei mercati cripto poteva essere estremamente più proficuo che investire sui mercati classici, sui mercati
mercati hold. Non che non ci siano state delle fasi di up, per esempio, di questo grafico, dove indicavano che S&P 500 in pratica, ragazzi, saliva di più di Bitcoin. E questo è normale che ci sia in tutte le fasi di mercato orso di Bitcoin. Però in sostanza, ragazzi, vedete che questo grafico è stato estremamente ribassista, quindi significa che la forza relativa di Bitcoin rispetto ad S&P 500 è notevolmente superiore. Mercati cripto, da un punto di vista quindi di rendimento, sono stati estremamente più proficui. E allora diamo un punteggio anche a questa variabile, poi ritorniamo sul grafico e facciamo la conclusione del video. Rendimento atteso, mercati hold un bel 6,5, anche 7, visto quello che hanno combinato con la Federal Reserve e l'emissione di liquidità. Mercati cripto 10, assoluto 10 e lode. In molti di voi si saranno accorti che su questo grafico c'è anche qualche disegnino particolare. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, allora se vi interessa che cosa c'è scritto all'interno di questo grafico e quali sono le previsioni che questo grafico di forza relativa di Bitcoin contro S&P 500 può indicare, allora fate una cosa, scrivetemelo nei commenti e farò un video esclusivo dedicato all'analisi di questo grafico con la forza relativa, perché in effetti c'è un livello che sto tenendo monitorato da veramente tante settimane, perché se quel livello verrà rotto da questo grafico io farò così. Scatenate l'inferno. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto, come sempre pollicione in su per questo video, fatemi sapere anche quali sono state le vostre motivazioni, perché siete entrati su questo mercato, il mercato delle cripto, cosa vi ha spinto, qual è stata la scintilla, quel momento che si chiama momento lampadina, che vi ha fatto accendere la lampadina e vi ha fatto decidere compro i miei primi bitcoin. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.